Buongiorno a tutti voi, carissimi sopravvissuti, superstiti e vostri familiari, autorità civili, militari e religiose, signor prefetto, sindaci, in particolare dei nostri comuni con cui abbiamo stretto dei patti di amicizia, di Tesero, che erano San Marco, Bagni di Lucca, amici di sempre legati alle nostre comunità da legami di affetto e sostegno. Rattristato da un ricordo sempre amaro e forte, vi porto il saluto mio personale dei miei colleghi di Ertecasso, Vajont e Ponte nelle Alpi, comuni, i primi due citati, che hanno subito la violenza dello scempio e i loro cittadini, superstiti e sopravvissuti, hanno conosciuto la paura più terrificante, il dolore più lancinante, il timore di non riuscire a sopravvivere all'inferno di quella notte. Vajont e Ponte nelle Alpi, che hanno raccolto la diaspora degli ertocassani, sfollati, costretti ad abbandonare i luoghi della loro vita, le proprie case ed ogni avere. Come oggi, allora era di mercoledì. Era una giornata mite, soleggiata, quasi di fine estate. La serenità della vita quotidiana era presente a Longarone, come Erto e Casso, Codissago e tutti i nostri paesi. Lo scampanio delle campane, il sorgere del sole, al momento del pranzo e la sera. Quelle campane da Longarone che suonavano a distese e dicevano d'essere tanto potenti. Del Padre e del Figlio.